Allora, buongiorno, buongiorno. Buongiorno ai colleghi. Ecco. Non ce l'avevo. Ma io voglio semplicemente portare un brevissimo indirizzo di saluto a voi, a tutti voi che partecipate a questa giornata. Sul tema delicatissimo anticorruzione, trasparenza e legalità. Peraltro, se avessimo scelto come periodo di farla proprio in questo periodo, non avremmo potuto scegliere meglio o peggio a seconda dei punti di vista, perché come forse come, penso di poter dire che insomma la realtà ha superato ogni immaginazione e quindi diciamo è una tematica attualissima, una tematica attualissima che anche alla luce di quanto purtroppo succede con una frequenza spaventosa ci dice che è necessario approfondire questi temi e mettere in atto tutta una serie di situazioni che da un lato servano a reprimere questi fenomeni, ma e soprattutto servano nei limiti del possibile a prevenirli. Qui non è più solo una richiesta, diciamo, dell'opinione pubblica, che pure è presente, una richiesta molto pressante rispetto ai temi della trasparenza, della disponibilità di informazione, di avere regole più chiare, di semplificare le procedure, di avere maggiore chiarezza sui servizi erogati. E ovviamente noi traiamo le mosse da una disciplina normativa che affonda le sue radici ormai quasi un quarto di secolo fa, la legge 241 del 90, e che poi si è sempre più andata a implementare per fare della pubblica amministrazione un centro di responsabilità trasparente davvero a servizio dei cittadini. E siamo andati dall'accesso così, che 25 anni fa sembrava quasi utopico, l'accesso ai dati, alle procedure amministrative. Siamo andati, come dicevo, sempre più implementando, specificando, dettagliando questa disciplina, fino ad arrivare oggi a delle parole che sembrano, ripeto, attuali, ma anche hanno contenuti profondi, come trasparenza, come performance, come valutazione. E quindi sostanzialmente anche questi termini diventano sostanzialmente dei sinonimi per definire la lotta alla corruzione. Da ultimo, la legge 190 del 2012, di cui parlerete diffusamente oggi, costituisce il punto di riferimento delle politiche di contrasto alla corruzione e costruisce un disegno istituzionale preciso, sia istituzionale sia organizzativo, basato prevalentemente sulla prevenzione. Non devo ricordare come la legge sia il frutto di un lunghissimo iter parlamentare, nato dalla ratifica di una convenzione ONU che è stata firmata il 31 ottobre 2003, dalla Convenzione Penale sulla Corruzione del Consiglio d'Europa, che addirittura era del 27 gennaio 1999, frutto con la legge italiana di un lungo dibattito parlamentare e poi di un'approvazione resa rapida da fenomeni, chiamiamoli così, di malcostume e di corruzione che già due anni fa avevano preso una piega inquietante. Quindi sostanzialmente c'è un ragionamento tutto volto a giocare la sfida dell'anticorruzione sugli aspetti di prevenzione. Io mi rendo conto, adesso stavo scorrendo, diciamo, l'intervento che in qualche modo anche i colleghi avevano preparato, però poi lo lascio agli atti, dico solo due parole per concludere. Mi rendo conto che a volte molti adempimenti amministrativi possono sembrare lunghezze, farraginosità, intoppi, inciampi, seccature, soprattutto per un istituto che poi, avendo un'anima scientifica, un'anima di ricerca, poi fa anche della, tra virgolette, velocità di esecuzione un punto essenziale. Però quello che sta accadendo, quello che è accaduto, anche i comportamenti che spesso involontariamente vengono posti in essere all'interno dell'istituto e che invece, guardati in una logica di sistema, possono invece far pensare a qualcosa di poco trasparente, con tutto questo ci deve far riflettere, non nel senso di un irrigidimento stupido rispetto
ripeto, a procedure o ad adempimenti, ma nel senso di mettere in fila in maniera chiara e preventiva una serie di comportamenti e atti che ci aiutano poi nella nostra azione di tutti i giorni e che aiutano alla fine anche la ricerca. Faccio un esempio per tutti: la ricognizione che era stata fatta qualche tempo fa dai colleghi dell'ufficio gare relativa a degli affidamenti, che peraltro adesso non si possono praticamente più fare, l'affidamento diretto eccetera. Poi tra l'altro la cronaca di questi giorni romana dice di affidamenti diretti basati su una non meglio specificata esclusività della prestazione, quindi anche questo, leggetevi se non l'avete già fatto, leggiamo i giornali per capire come spesso il fatto che ci si rivolga ad imprese che hanno le uniche determinate caratteristiche senza un'adeguata istruttoria, poi dopo uno o due anni viene all'evidenza. Quindi la necessità di questa giornata, alla quale credo e immagino Marco partecipino anche altri colleghi più di quanti vedo oggi in sala, e che comunque costituisce solo l'inizio non di un cammino di persecuzione psicologica nei confronti dei colleghi, ma di un cammino di approfondimento rispetto a queste tematiche, si rende tanto più necessaria laddove si leggano i fatti che sono accaduti recentemente. Ripeto, non è qui solo un fatto di come dire, corruzione personale, questo è un tema ovviamente penalmente rilevante. Io finora, devo dire, nella mia esperienza di direttore non ho avuto qui dentro nessun tipo di problematica di questo tipo, e ne sono fiero e ne sono anche orgoglioso per certi versi. Però, e questo comunque costituisce un aspetto, qui si tratta di evitare di mettere in fila atti che poi tutti insieme possono denotare situazioni non completamente, diciamo, trasparenti o che vanno a vantaggio di questo, di quell'impresa, di questo, di quel fornitore. Sempre nella stessa ricognizione di cui vi accennavo, abbiamo rilevato che un centro di responsabilità amministrativa aveva in maniera frazionata affidato direttamente, aveva sottoposto alla mia firma affidamenti diretti di vari tipi di interventi di manutenzione e di riparazione verso un unico soggetto, ben 21 nel corso di un anno. Che ma vi cito solo questa come situazione, non di anomalia diciamo formale, ma voi immaginate una cosa del genere letta dal di fuori, che tipo di convincimento può portare rispetto a una persona che può venire a controllare o a chiederci o a chiederci, diciamo, conto e ragione, rispetto anche al cittadino che può chiedere e pretendere maggiore trasparenza rispetto a quello che facciamo. Io devo dire, molto semplicemente ricordo quelli che possono essere poi gli strumenti che di questo ragionamento fanno parte integrante, dal bilancio che garantisce la sostenibilità finanziaria degli interventi, al piano della performance, al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, al piano per la formazione. Ma al di là di tutti questi strumenti strategici, e chiudo, c'è da un lato la necessità di porre in essere ogni giorno comportamenti virtuosi. Scusate, non voglio fare nessun tipo di morale, soprattutto poi non a chi oggi partecipando sta dimostrando interesse, ma noi abbiamo tutti quanti un dovere come dipendenti pubblici, quello di rendere una prestazione e di renderla in un certo modo, perché non è che veniamo pagati tanto per stare qui o semplicemente in forza di un diritto senza nessuna controprestazione. E poi perché, e chiudo con le parole che in questi giorni stanno dicendo anche rappresentanti del mondo politico e anche religioso ed ecclesiale, perché questi fenomeni sono fenomeni che al di là di ogni altra legge presuppongono una coscienza morale, un salto culturale. Non si ruba perché non si ruba e basta, non che non si ruba solo perché c'è la legge che me lo vieta, perché dentro di noi ci deve essere un atteggiamento verso queste situazioni di contrarietà, non ci deve neanche passare per la testa. E questo, purtroppo, lo dico molto serenamente, è fatto anche di comportamenti quotidiani banali. Ciascuno di noi è chiamato a fare, cominciare da me ovviamente, un piccolo passo in avanti sotto questo aspetto, e a immaginare che anche delle situazioni che apparentemente possono sembrare, come posso dire, non dico così, neutre, un comportamento neutro, può invece poi alla fine, assommato ad altri, denotare poi una situazione che nasconde aspetti di problematicità. Quindi non la faccio lunga, l'intervento ve lo lascio. Volevo semplicemente ringraziare tutti voi, in particolare il nucleo che si occupa di anticorruzione, che si è caricato
diciamo, di questo compito all'interno dell'istituto. Marco Lacommare, Alberta Franchi, dov'è Tecla? Da qualche parte, la In vedo? fondo. Ecco la Tecla De Filippis, che ringrazio, che diciamo sono i colleghi ai quali va il mio grazie e insomma che poi siano a nostra disposizione per eventuali chiarimenti. Non, come si dice, non esitate a rivolgervi a loro per quanto riguarda eventuali dubbi, ma soprattutto aiutateci a diffondere ancora di più all'interno dell'istituto una cultura di trasparenza, di legalità, di serietà che è fondamentale e che fino ad oggi abbiamo sempre tenuto e che mi auguro non venga meno neanche negli anni futuri. Grazie, buon lavoro. Marco, credo che tocca a te. Grazie. Grazie a Sì, voi. Vi grazie. lascio il materiale. Grazie. Sì, me lo porto il materiale. Grazie.